Dicevamo Plantation, gli irlandesi ovviamente defraudati, vengono cacciati nei boschi e nei paludi, si organizzano e nel 1641 c'è la prima ribellione irlandese. Londra, per sedarla, manda Cromwell. Cromwell non solo sederà la ribellione, ma nel giro di 10 anni sottometterà l'Irlanda, la affogherà in un bagno di sangue. L'irlandese, alla fine della guerra di 10 anni con Cromwell, arriveranno a detenere il 7% dei loro territori. Dall'altro lato arriva anche William d'Orange, dalla casata d'Orange. Viene a debellare la minaccia giacobita. Giacomo II era il re che prima di William d'Orange sedeva sul trono a Londra. Lui era cattolico e quindi vedeva di buon occhio le istanze civili e religiose irlandesi, per questo era mal visto a Londra e per questo venne deposto. Fuggì in Francia e raccolse i francesi e si recò in Irlanda con l'intento di liberarla dalla morsa inglese e di usare l'Irlanda come un trampolino verso la riconquista del trono. William d'Orange si reca in Irlanda e per debellare la minaccia. La battaglia decisiva si ha a 20 km più o meno ad ovest di Drogheda, sulla Foce del Boyne, 1690, il 12 luglio. In quella battaglia si gioca la libertà civile e religiosa per gli irlandesi, quindi per gli autoctoni. Dall'altra parte invece ci si gioca il mantenimento del potere sull'isola da parte degli inglesi. Vince William d'Orange, quindi vincono gli inglesi. Oggi, ogni 12 luglio, in Irlanda del Nord, gli unionisti festeggiano quella vittoria. Quindi alla fine del XVII secolo, nel 1600-1700, l'Irlanda è nella morsa più totale da parte degli inglesi. Un secolo dopo avviene una cosa molto importante, lo vedete qui nel murales. Quel signore sopra a destra con il codino si chiama Wolfe Tone. Wolfe Tone è un avvocato di Dublino. Nella storia irlandese capiterà spesso che le ripercussioni storiche riverberino sulla storia irlandese. In questo caso, nel 1794, c'è la rivoluzione francese. L'eco di quelle tre parole, uguaglianza, fratellanza, libertà, arrivano anche in Irlanda. Wolfe Tones forma gli United Irishmen. Gli United Irishmen sono importanti, ma non tanto per l'evoluzione della loro ribellione, per il risultato finale che fu negativo, ma tanto perché furono l'embrione, furono il primo, l'avanguardia del repubblicanesimo irlandese come lo abbiamo conosciuto nella storia e come lo conosciamo oggi. I Wolfe Tones, gli United Irishmen, propagandavano un'Irlanda unita tra le varie confessioni sotto un'unica bandiera, quindi cercava di mettere insieme i cocci di quello che la Plantagenet aveva completamente mandato in frantumi. La ribellione fallisce e Wolfe Tone si suicida in carcere prima di essere di andare al patibolo. 3 anni dopo la morte di Wolfe Tone, Londra emette l'Union Act, quindi l'Irlanda, suo malgrado, diviene una provincia del Regno Unito. Quindi quando nel 1845 il Freeman's Journal di Galway, l'11 settembre, pubblica la notizia che alcune coltivazioni di patate stanno andando a marce, gli irlandesi sono a tutti gli effetti sudditi di Sua Maestà. Un fungo killer ha attecchito i tuberi e per 5 anni di seguito le coltivazioni delle patate in Irlanda andranno a marce. Gli irlandesi erano poveri e l'unico alimento a cui avevano accesso e che potevano coltivare erano proprio le patate. La grande fame, come la chiamano in Irlanda, causa 1 milione di morti e 1.200.000 emigrati. La gestione di Londra dell'emergenza umanitaria fu a dir poco lacunosa e aumentò a dismisura il senso di avversità da parte degli irlandesi verso gli inglesi. Alla fine di quella carestia, nel 1850, mancheranno all'appello il 20% della popolazione irlandese. La cultura irlandese raggiunge quasi l'estinzione, la lingua gaelica sparisce praticamente dall'isola.
Sembra che la cultura irlandese sia al punto più basso della propria storia, ma quando si tocca il fondo non si può fare altro che risalire e la cultura irlandese, gli irlandesi lo fanno alla grande e lo fanno alla grande grazie a una generazione di socialisti. In primis su tutti, James Connolly. James Connolly nasce a Edimburgo da genitori irlandesi. Nasce in quella Leith, lì nel quartiere portuale di Edimburgo, dove si è girato Trainspotting, tanto per capire, lì dove tutti gli immigrati, quindi i disagiati, si accasavano. James Connolly, dopo aver fatto la leva, fatalità in Irlanda per l'esercito britannico, prende coscienza della propria identità culturale, quindi delle proprie origini, e inizia ad approfondire letture economiche, quindi diviene un importante segretario dei sindacati scozzesi e poi diverrà il segretario dei sindacati irlandesi e si trasferirà a Dublino. James Connolly fonderà assieme a Éowyn MacNeill, un altro signore nato tra le Glen of Antrim a nord di Belfast, fonderà la Gaelic League, la Lega per la rinascita della cultura gaelica. La Gaelic League si propone di diffondere, di far riprendere coscienza di sé e la propria identità culturale al popolo irlandese. Questo processo durerà più o meno 40 anni e troverà il proprio coronamento nella rivolta di Pasqua, poi lo vedremo. La rinascita culturale irlandese fa crescere anche le istanze di indipendenza irlandesi verso Londra. Londra, quindi, annusa un po' l'affare elettorale, soprattutto i liberali, e propone ai caparbi irlandesi una home rule, un autogoverno. Un autogoverno con autonomia limitata, che è già qualcosa, è sempre un'autonomia, solo che lì a nord, quei coloni, nel frattempo, sono divenuti la maggioranza e il loro supporto verso la monarchia britannica in quel momento non viene a mancare. Loro si rifiutano assolutamente di sottostare a qualsiasi forma di autogoverno irlandese che non tenga conto della loro cultura, la cultura unionista, così viene definita la cultura nata da quei coloni che poi ormai alla sesta, settima generazione si erano diffusi ed erano proliferati soprattutto anche grazie all'appoggio di Londra con l'avvento della rivoluzione industriale, divenuti la media borghesia.